L'attrice Eleonora Giorgi sta combattendo contro un tumore, ospiti di Pomeriggio 5 ha parlato del suo stato di salute. L'attrice Eleonora Giorgi, collegata in diretta a Pomeriggio 5. La donna sta combattendo contro un tumore, proseguendo il ciclo di chemioterapie preventive fino alla fine mese, pochi giorni prima del matrimonio di suo figlio Paolo Chavarro con l'influencer Clizia Incorvaglia, conosciuta durante la trasmissione Grande Fratello, nella quale i due si sono innamorati perdutamente. Eleonora Giorgi, che ha compiuto da poco 70 anni, è sempre stata una donna forte, e proprio in questo periodo così difficile sta dimostrando coraggio e grinta. Lo scorso novembre le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. La malattia, e le cure per combatterla, la stanno debilitando, per questo motivo l'attrice non è riuscita a partecipare in studio, apparendo solo al telefono. Alla fine, Eleonora Giorgi non è riuscita a intervenire in studio, nel salotto di Pomeriggio 5, ma si è collegata telefonicamente, da casa sua, con la conduttrice Mirta Merlino. Ieri pomeriggio, 14 giugno, l'attrice ha aggiornato gli spettatori sulle sue condizioni di salute. Nonostante tutto sei riuscita a esserci, ti volevo abbracciare. Contro tutte le avversità, l'ha salutata la Merlino. Cara Mirta, non ce l'ho fatta, ma solo al telefono, ha esordito la Giorgi, ma questo è un periodo delicato, il suo fisico è fortemente debilitato. Grazie per avermi dato della tigre, ma sono bombardata da cure molto serie che grazie a Dio esistono. Si tratta di un normal cammino post-operatorio di chemio preventive, ma tutto è così pesante. Eleonora è stata operata al pancreas qualche tempo fa, e ora sta seguendo le cure post-operatorie. Eleonora Giorgi ospite di Mirta Merlino per parlare del suo stato di salute. La conduttrice, con gli occhi lucidi, ha ricordato una confidenza, fatta qualche mese prima. Le due donne sono molto legate, amiche ormai da tanti anni. Subito dopo la scoperta del male, la Giorgi ne aveva parlato con la Merlino. L'attrice, in quell'occasione, le aveva detto: sono in un periodo di fragilità, ma da te mi sento protetta. E anche ieri, in trasmissione, Eleonora ha ribadito: sei una donna che protegge, hai una forza incredibile, sei un modello. Eppure, ieri non è comunque riuscita a intervenire in studio, sentendosi priva di forze. Le chemio sono così, ti abbattono, sono avvolta da una nube, qualche giorno mi sento bene, qualche altro giorno no, come oggi. Abbraccio tutto il pubblico che mi è vicinissimo. Eleonora Giorgi è stata come al solito educata, carina, nonostante il momento difficile. Un esempio di eleganza, una donna incredibile, alla quale auguriamo una pronta guarigione. Il matrimonio imminente di suo figlio Paolo le darà ulteriore forza per andare avanti.